rimaste notate qualche modifica nell'ambito registration. Comunque, mio papà mi ha regalato una videocamerina nuova. Finalmente ho una vera e propria videocamera, ragazze. Spero davvero che si possa notare qualche differenza, ragazze. Vi faccio vedere oltretutto qual è. Me l'ha regalata Bianca, mi piace un sacco. Ed è questa qua, la Samsung HMXF90. Vabbè, comunque questa qui mi piace un sacco. Speriamo sia buona, non lo so, mi piace un sacco, mio Dio. Sento stramega ipergasata in realtà. Comunque, questo qua vuole essere un tipo un video continuo rispetto all'altro. L'altro ho fatto vedere 15 prodotti di make-up che utilizzo tutti i giorni. Io non so perché dico 15, perché in realtà non sono 15, però vabbè. E oggi vi faccio vedere la mia skincare, tutti i prodotti che utilizzo, vi faccio vedere anche il deodorante perché sono abbastanza fiera degli acquisti che ho fatto. Allora, l'altro giorno ho comprato questo nuovo deodorante della linea Nivea Stress Protect ed è semplicissimo perché io utilizzavo questo qua della Nivea For Black and White, Invisible For Black and White, che fa schifo, ve lo sconsiglio un sacco. E avevo provato una volta questo qua che mi era piaciuto un sacco, un fracco. E mi ci sono trovata divinamente. Infatti, questo qua non lo ricomprerò più, non ve lo consiglio minimamente perché è from black and white, sta ceppa. Mentre questo qua mi piace un sacco. Sia la profumazione, molto più buona rispetto a quella, sia anche come tiene. Tiene da Dio, proprio buonissimo. Però passiamo alla vera e propria skincare. Quando mi sveglio la mattina, prima cosa che faccio, vabbè, mi lavo il viso con l'acqua e sapone. Seconda cosa, applico il mio tonico. Ho due tipi di tonici. In questo periodo sto utilizzando soprattutto questo qua, l'acqua di rose. All'acqua di rose, che ha un odore buonissimo, cioè ragazzi, non potete capire. Ed è questo qui. Faccio vedere bene. Va, che roba! Madonna, sono troppo gasata, non potete capire. Comunque, questo tonico qua, l'acqua di rosa è rinfrescante, sapete, è il mio tonico preferito, l'ho pagato soltanto 2,90. Quindi una stupidata per 300 ml di prodotto, quindi è un sacco. E niente, che dirvi? Mi piace davvero tantissimo. Mi piace davvero tantissimo. Trovo che sia eccezionale. E ve lo straconsiglio perché se volete acquistare un tonico, questo proprio vai, perché tonifica un sacco la pelle e poi io ho notato un sacco di miglioramenti, tra cui la riduzione dei punti neri sul naso e dei pori dilatati che si sono diminuiti un sacco. Quindi ve lo straconsiglio, mi è piaciuto davvero davvero tanto e proprio buono, cioè almeno io mi ci sono trovata molto bene. Altro tonico che ho è un tonico di Clarins. È fatto in questo modo, questo qui ha il bocchettino. E questo qua secondo me è molto 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 più forte rispetto all'altro. Quello lì è un po' più leggero, questo qua invece si sente che è proprio un'azione che quasi secca la pelle. E quindi non lo so, devo ancora testarlo bene perché l'ho testato davvero poco. Vedete? L'ho testato molto poco. Però sapete, l'odore, no, sai che anche questo è mica male, proprio buono anche questo come odore. Niente, scherzavo, l'odore avrei detto quello lì, ma invece è anche molto buono questo. Comunque questo qua è, ve l'ho detto, è proprio più intenso come tonico, è proprio più astringente secondo me. Bello bello potente, bello incisivo. E quindi questo è un altro tonico che solitamente utilizzo. Devo ancora utilizzarlo un po' di più perché quello lì addirittura, quello dell'acqua di rosa è la seconda confezione che ricompro. E niente, poi c'è questo qua, poi non mi ci trovo male. Subito dopo vado ad applicare la mia crema viso. Adesso sto finendo questa crema viso qua che è dell'LD se non sbaglio, quindi proprio. Ed è della appunto B Cream, è una crema idratante fatta in questo modo. Sono 50 ml di cremina e la sto terminando. Ne è rimasta soltanto ai lati, come potete vedere, ed è quasi terminata. Ce l'ho da settembre,
circa. E non è per niente male, non mi dispiace minimamente, trovo che sia molto molto buona. E ve la straconsiglio, sì, notevolmente, una crema tranquillissima, non ho idea di che tipo di inci abbia, sinceramente, però non è male, è idratante ma non troppo, cioè, il giusto. E quindi questa qua, 3,50 €. Prossima crema che andrò a utilizzare è questa qui invece del dottor Auschka che mi è stata regalata, lo sapete, ed è questa crema alla rosa light per il giorno, appunto dottor Auschka. Questa qua però ha un prezzo notevolmente più alto, siamo sui 24 €. È un flaconcino da 30 ml che proverò appena finisco la crema della B-Cream. È appunto questo flaconcino qui che... Spero che questa crema sia eccezionale perché 30 € una crema, cioè 25 € una crema fuori dai balconi, proprio pazzi da legare. Vabbè che a me è stata regalata, quindi sinceramente me ne può fregare fin lì, però vabbè. E quindi vi farò sapere se volete una recensione anche della crema del dottor Auschka, sempre qui sotto. Cosa che ho di più in assoluto sono gli struccanti. Ho questo struccante di Sephora che ho provato sia in Italia e ho ricomprato in full size, che però non ricomprerò per il semplice motivo che ha un inci pessimo, 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 davvero inaccettabile, pieno di schifezzone. Questo qua è appunto l'acqua micellare, perché io vado solo di acqua micellare, non di struccanti. Effettivamente faccio fatica quasi a vederlo anch'io sto coso. Comunque è la Eau Micellar, vabbè, quel che è, di Sephora. E sì, cioè, per l'amor del cielo, fa un lavoro che è eccezionale, senza dubbio. Però, cacchio, cioè, un inci indecente. A parte che è zozza. Comunque la sto terminando quasi, perché appunto la voglio finire. È sia per occhi che per il viso. Non è male, strucca bene, molto bene, però cacchio. Dai, un inci un po' più carino, no? Altro prodotto che utilizzo ed è della stessa linea del tonico è questa qua che è un latte detergente, sempre di Clarins. Eccolo qua. E questo qua, anche questo, strucca molto bene, però non è assolutamente adatto al trucco occhi perché brucia, bruciacchia, quindi un po' mi dispiace, acidi erbolina, però oh ragazzi, ce la facciamo andare bene lo stesso, lo utilizzo sempre quando utilizzo il tonico, essendo comunque un combo, però comunque ve l'ho detto, non male, però non è assolutamente adatto per gli occhi, strucca, strucca bene, però... Prendetevene, preferisco sinceramente quella di Sephora perché penso che a parità di inci siamo lì. Altra acqua micellare che ho è questa qua di Licia, un'altra acqua micellare 3 in 1, deterge, strucca, idrata, vabbè, sì. Questa qua è senza parabeni e va bene anche per gli occhi, effettivamente non mi dispiace, trovo che sia molto molto simile a quella di Sephora, proprio nettamente, soltanto che questa qua ha 50 ml in più e costa 2-3 € in meno, penso, perché costa sui 4 € se non sbaglio. Quella di Sephora sui 6, no, sugli 8, quindi circa la metà, e ha un po' di più di prodotto, quindi ve lo consiglio questo. Va bene, ha un'ottima acqua micellare, fa il suo lavoro, mi piace, mi piace, mi piace. Proprio buona, ve la consiglio. Vi faccio vedere da vicino. Ed è ai fiori di loto. E ultima acqua micellare, ma non ultima per importanza, è questa qui di Yves Rocher, questa qua della Hydra Vegetal. Anche questa non è malaccio, devo essere sincera. Questa qua è un campioncino, però è inodore. Questa qui è totalmente inodore, però sì, non è male. Era un campioncino che mi fu dato ai tempi or sono, e sì. Non è assolutamente male come acqua micellare, strucca, fa il suo lavoro, non brucia gli occhi, almeno a me. Molto easy, molto tranquilla. Se volete poi una recensione più dettagliata oppure volete vedere all'opera uno di questi prodotti, sapete sempre qui sotto nell'info box. No, che lì nell'info box, nel coso commentili. E niente, questi sono diciamo gli struccanti e poi alla sera
finita di fare la doccia, applico il mio tonico. E poi applico subito dopo questa cremina qua che mi fu data insieme all'acqua micellare gratuitamente da Yves Rocher. E questa qua è la Hydra Vegetal. Hydra Vegetal qualcosa. Ecco qua. Ce la famo? Questa qui. Come potete vedere l'ho mangiata, questa qua sarebbe l'inci. Non lo so, non me ne intendo. Oh mio Dio. Siamo molto vicini. Torna indietro. E questo qui sarebbe, per esempio, l'inci. Sono tornata indietro un po' troppo. Non pensavo di averlo zoom, ma invece ce l'avevo. Comunque, mi ci trovo bene. Idrata molto bene la pelle. Io la sto utilizzando da tipo 2 mesi. O un mesetto. Un mesetto bello. Tutte le sere. E sono 15 ml di crema. Ne basta davvero, davvero poco, poco, poco. E sì, mi aiuta perché in questo periodo la pelle è secca, super secca, quando finisco magari di far palestra o quando metto il tonico subito dopo la doccia, io ho la pelle che è secchissima, quindi vado di questa cremina qua che mi aiuta un po' la situazione perché di giorno non posso assolutamente utilizzarla perché è troppo troppo nutriente. Quindi per la sera va stra bene. Niente, questi qua erano tutti i miei prodotti per quanto riguarda la mia skincare routine. Se volete proprio il video dove proprio faccio vedere in azione all'opera uno di questi prodotti, o se siete interessati, ditemi qualsiasi cosa, di vedere un video in realtà in generale, fatemelo sapere qua sotto con un commentino. Spero che la videocamera si possa notare. Cioè, nel senso, spero che il miglioramento dei video si possa notare con queste videocamere, cioè non potete capire la mia gioia. E niente, io vi lascio al prossimo video e un bacione. Ciao, pasticce!